intervenire per riprendere il tema di questa sera. Adesso interrompo subito, perché questo signore effettivamente ci sta continuando a scrivere. Ah, giusto, vogliamo dirgli Banca Italise. Due parole. Allora, siamo perfettamente a tema con l'argomento che volevo riprendere per far capire che è a rischio anche Banca Italise e il mercato in questo momento. Il grande crack è il titolo tematico di questa serata. Allora, fatalità, io sono riuscito a procurarmi. Oggi è la Repubblica che è uscita questa mattina. Sulla pagina economica abbiamo "Torna la paura del grande crack finanziario". Capiamo per quale motivo sui mercati finanziari in questo momento vige un alone non solo di incubo, ma vero e proprio rischio di collasso finanziario. Innanzitutto, il paese più indebitato al mondo sono gli Stati Uniti d'America, sì. Quindi il paese più ricco è anche quello più indebitato. Il famoso crash del 29 ce lo ricordiamo tutti, se non altro ne abbiamo sentito parlare. L'indebitamento che avevano gli Stati Uniti in quel periodo era del 240% rapportato al PIL. Noi siamo al 100%. Adesso, oltre 70 anni dopo, siamo oltre il 300%. Quindi gli Stati Uniti hanno un livello di indebitamento, dal punto di vista storico, senza precedenti. Assolutamente superiore a qualsiasi altro. Esatto. Ci hanno abituati a garantirci che il mercato è solido, non potrà mai più generare fenomeni di collasso come il 1987. Anzi, ci sono degli organismi che tutelano la liquidità e stabilità del mercato e in virtù di quello dobbiamo essere tranquilli e continuare ad investire. In realtà non è così. Il mercato, se non altro, la stabilità del mercato è notevolmente più compromessa rispetto a in quegli anni. Per quale motivo? Per la presenza e divulgazione a macchia d'olio prima degli strumenti derivati, i cosiddetti future e le opzioni, e poi di tutti quei soggetti che speculano e utilizzano i future e le opzioni per ottenere un profitto. Uno di questi soggetti che ha speculato per ottenere profitto è stata proprio Banca Italise. Che cosa sono questi strumenti finanziari? Sono strumenti finanziari molto sofisticati, generalmente adatti ad investitori professionisti, che consentono di movimentare una ricchezza pari a 100 detenendone solamente 10. Quindi io con poca disponibilità posso movimentare ricchezze che possono essere 10 o anche 50 volte. 50 volte la mia reale disponibilità di mercato. Gli strumenti finanziari, gli strumenti derivati hanno seriamente minato la stabilità del mercato, perché mentre nel 1987 i cosiddetti e fantomatici hedge fund, che molti di noi ormai hanno sentito parlare, sono Ricucci, l'abbiamo sentito. Esatto, sono che i cosiddetti hedge fund. Gli hedge fund sono dei fondi speculativi che hanno un solo scopo: guadagnare quando voi perdete. Molto buttata alla grezza. In buona sostanza, quando i mercati scendono, voi avete una contrazione del valore del vostro patrimonio e loro ci guadagnano. Il peso in termini di capitalizzazione che avevano gli hedge fund nel 1987 era risibile, tipo lo 0,0 qualcosa, cioè non esistevano nemmeno. Oggi, 20 anni dopo, siamo oltre il 15%, vale a dire che ogni 15 milioni di dollari movimentati sul mercato, uno è determinato e spostato da un fondo speculativo che ha lo scopo di guadagnare quando il mercato comincerà a creare un consistente deprezzamento. Quel rischio riguarda chi investe in borsa oppure in generale tutti quanti? Su tutti quanti? No, questo rischio ricade su tutti quanti. Per quale motivo? Forse per fare un ulteriore esempio, nel 1997 ci possiamo ricordare del famoso default delle obbligazioni russe, cioè la Russia molto prima dell'Argentina disse: vi ricordate le obbligazioni che abbiamo messo in tal data? Ecco, scordateveli che ve le rimborsiamo. In quel caso
le obbligazioni che erano state emesse non erano state cedute e distribuite ai retail, cioè al pensionato, al risparmiatore di turno, ma solamente a banche centrali. Quindi chi aveva sottoscritto queste obbligazioni erano state grandi realtà istituzionali. In quell'anno il sistema economico mondiale rischiò uno dei più grandi crash finanziari dell'epoca a causa del primo ed unico fondo di speculativo, che è il famoso LTCM, Long Term Capital Management. Adesso sono magari terminologie un po' difficili, sì, però sì, vi fanno capire come già 10 anni fa un evento di portata, un posizionamento sul mercato prettamente di natura speculativa avrebbe portato delle conseguenze e degli effetti domino su tutti i mercati. In quell'anno fortunatamente intervenne Alan Greenspan con la Federal Reserve, che consentì di calmierare e inondare attraverso liquidità il mercato e quindi rendere il sistema stabile. Termino. Mentre in questo momento l'utilizzo di questi strumenti finanziari con finalità speculativa ha seriamente compromesso la stabilità e liquidità del mercato, arrivando a situazioni in cui il 1987 potrebbe, come dice lo stesso giornale, riproporsi con dinamiche notevolmente più catastrofiche. Ecco, no, cioè, per dire che non è che lei va in giro, cioè viene solo qui a dirle queste cose, no. Ma che racconta il tutto anche nei suoi libri. Ne approfitto al volo per farvi vedere Best Before, che è appunto, sa che tutti si stanno domandando, ma è preparati al peggio o preparati? È scritto volontariamente senza accento. Lo sapevo, accento. Infatti era una domanda retorica, così per lanciare, per dire che bisognerebbe essere preparati al peggio. Se volete leggere Eugenio Benettazzo, e non, l'abbiamo detto tante volte, prendere paura, ma cercare di capire delle cose che effettivamente possono fare paura ma vanno affrontate, ecco, questo potrebbe essere uno spunto. C'è la pubblicità, poi